Si garba? È opera del Cellini. Ed ora vedi, qui in mezzo andrà inciso il motto che detterà Lorenzino. Eppure ho avuto la mano più felice nell'incidere il profilo. È parlante. È il duca Alessandro in persona. E si vede che ho più dimestichezza con i diavoli che con i fiori. Ma speriamo che quel mannato sia contento. Altrimenti, povero voi. 10 tratti di corda non ve li leverebbe nessuno. Sai, ci metterebbe di molto. Povera Firenze, com'è ridotta tutta miseria e languore. Una cosa che il duca Alessandro non riuscirà mai a far perire è che da Firenze risplenderà nei secoli la fiamma dell'arte. Mira, Landino, e dimmi se vi può essere al mondo spettacolo più superbo. Sempre a quest'ora. Buon dì, Madonna Bianca. Buon dì, Messer Lorenzo. Vi siete anche stamani propiziata il cielo. Ho chiesto indulgenza per i miei peccati. Non credo che ne abbiate bisogno. Gli angeli non peccano, lo dice anche Dante, alma beata, non può mai mentire. Oh, Lorenzo, io non sono che una creatura come tutte le altre. E allora come spiegate che vi ammiro al di sopra di tutte le altre? Trattenetevi ancora, monsignore! Non mi tentare, tu sei bella e mi piaci, ma è giorno, devo rientrare a palazzo. Addio, Madonna Bianca. Addio, Messer Lorenzo. Tenimi bene il giacco sulle spalle. Maledetto giacco, mi si è fatto stretto. E sei... Oh, Giomo, se Monsignore il Duca continuerà a venire tutte le notti in casa del suo caro cugino, addio cantina. Oh, che è colpa nostra. Se Monsignore ci costringe a vegliare ad aspettarlo. Bravo, Lungaro. È giusto. Il Duca gavazza in un modo e noi gavazziamo in un altro. Il conto torna. Meno che il mio padrone, però. Voilà, voilà, che torna anche a lui. Non credo che procuri femmine per nulla a Monsignore e per giunta gli fornisca anche il letto. Messer Lorenzo è astuto. Ecco, Monsignore, ora vi sta che una pittura, ma bisognerebbe far riparare questa maglia.
È un bel buco. Io vorrei sapere che sorta di lama avesse quel pugnale. Per rompere delle simili maglie d'acciaio, bisogna proprio dire che l'abbiano forgiato all'inferno. Buon per voi che è andata così, monsignore. Tremo ancora se ci penso. O come volevi che andasse? Con una cotta come questa non c'è da aver paura di nulla. Lo so, tuttavia vorrei consigliarvi d'essere più prudente. Prudente? Certo, i fiorentini non sono tutti come me. Vecchi di razza, chi vi ama un po' meno. Di pure che vecchi mi odia, è la verità. Ecco, ed esiste un'arma purtroppo che passa anche le maglie più fitte. Il veleno. Bravo, ma è appunto per questo che io mangio soltanto quello che viene servito a te. Del resto, se c'è qualcheduno che è privo di giudizio, ci pensa il bargello a farlo rinsavire. Vuoi parlare? Perché hai attentato alla vita del duca? Ti aspetto a palazzo. Sì, monsignore. Chi ti ha armato la mano? Nessuno. Ancora 10 tratti. No! E allora parla. Nessuno mi ha armato la mano. Ho agito da solo. Ma so chi deve rientrare in Firenze. Chi? Morti. Anche Strozzi. Hai detto? Sì, forse è già rientrato. Voi, babbo, lasciatemi. Bianca. Bianca. Strozzi. È inaudito. Ha osato rientrare in Firenze. Nulla più lo trattiene, neanche la taglia di 10.000 fiorini d'oro che gli ho posta sul capo. Ma sguinzaglierò la mia gente dappertutto. Questa volta non mi sfuggirà. A che pensate, messer Guicciardini? Ai complici. Perché voi credereste... Ne sono sicuro. Conosco Filippo Strozzi e so che non è uomo da avventurarsi alla leggera. Troppa gente è fuggita da Firenze, sono tutti d'accordo. Non si può più far fidanza su nessuno. E infatti io non mi fido che di me stesso. Che opinione avete di Lorenzo? Un giullare malinconico. Già, ma vi è qualcosa di impenetrabile in quel suo spirito infernale. Ed è precisamente il punto dove facezie e malinconia si congiungono. Firenze ricurgita di spie, se vi scoprisse. Non mi vedrà nessuno. La casa di Simone de Bardi è sicura, d'altronde non mi tratterrò a lungo. Voglio soltanto parlare con Lorenzo, intendermi con lui. Allora bisognerà avvertirlo. Sì, madonna, dovreste provvedere voi, ma senza indugio. Sì, sì. Subito, subito. Babbo. Si è fatto cortigiano quel cane ed era con noi una volta. Ci ha traditi. Non immaginavo che mi avreste portato una notizia simile. Più che la notizia è l'enormità dell'errore che mi agghiaccia. Ha bisogno di parlare con te. Ma è una follia sfidare il bargello. E poi, come ha osato prendersi in casa vostra? Voleva riabbracciare sua figlia. E gli sa che noi siamo stretti a lui da infiniti debiti di riconoscenza. La riconoscenza non comporta che approvi i suoi mali passi. Immagino quello che è in animo di dirmi. Lorenzo, io non ti posso rispondere. Io non mi intendo di queste cose. Va bene. Stanotte da voi. Ed ora andate. Devo raggiungere il duca. Di là. Lorenzo, che non ti sfugga una parola.
Andate, mamma. Andate. Ripetimi bene. Per quante mattine tu l'hai seguita? Dal giorno che Vostra Altezza me ne dette l'ordine. E non ti ha mai scorto? Mai. Mi sono sempre travestito in varie guise. Ed ella entra in chiesa? Sempre alla stessa ora e sempre dalla medesima porta. L'ora è buona perché le strade sono deserte. Hai mantenuto il segreto? Non lo sappiamo che io e il Rank. Vada. Se giungesse qualcosa all'orecchio di Messer Lorenzo, ti faccio mozzare il capo. Lo so. Largo, 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 via, 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 lasciate passare! Monsignore! 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 Che vuole tutta questa gente? C'è udienza oggi, monsignore. Intercedete in favor nostro, monsignore. Monsignore, facciamo giustizia al Signore. Monsignore, aiutateci, siate generosi. Silenzio. Tutti qui. A posto! In piedi! In piedi. Oh. Su, in piedi! Via, 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 via! Laggiù, in fondo! Tu, laggiù! Fermi, indietro! Indietro! Fermi! Indietro! Indietro! Fermi! Fermi! Eccellentissimo Duca Alessandro! Via, andiamo a principio. Comincia tu. Ho detto a lui, non a te. Ma la controversia è la medesima, dobbiamo ragionare insieme. E allora va. Silenzio. Guardali, fanno la cucumeggia come le civette. Monsignore. Di presto, che ti accade? Di che ti lagni? Io posseggo un orto, monsignore. Bravo, mi fa piacere. Ebbene? C'è un fico in quest'orto che sporge oltre il muro di cinta e si protende nell'orto. Il mio? Già, il suo. Ora avviene che gli ritenga che i fichi che penzolano al di là del muro debbano appartenere. Io dico che non mi par giusto. Chi ha ragione? È grave la faccenda. Tratta di fichi. Dunque tu asserisci che sporgendo sulla tua proprietà quei fichi ti appartengono. Appunto, io dico che... Rispondi, hai tua moglie? Sì. Ed hai per avventura un verone in casa tua? Sì, ho anche un verone. Chi si affaccia mai la tua donna? Qualche volta. Dimmi un po', quando si affaccia, anch'ella sporge sulla via? Che penseresti se a chi passa di sotto gli venisse in capo ad impadronirsene? Direi che sarebbe un ribaldo. La moglie è mia. Ecco, tu stessa hai sentenziato. Così i fichi sono suoi. Via. Un altro. Via. Monsignore. Alzati. Che ti è accaduto? Monsignore, mi vergogno.
Non ti vergognare, sponi il caso. Sono stata ingannata. E da chi? Da un giovane. Ha avuto un bel coraggio, codesto giovane. Meriterebbe una ricompensa. Capisco. E ora non ti vuole sposare. È così. È così, monsignore, è così. Come si chiama? Jacopo della Stretta. È un renaiolo. Si vede. E tu perché gli hai ceduto? Non gli ho ceduto. Ma presa con l'inganno. Ah. Accadono dunque dei fatti simili sotto il mio governo. Si vede che qualcuno fa scuola, monsignore. Chietati, linguaccio. A proposito, ti sei ricordato di quell'anella? Sì, monsignore. Anella! Michele! Bella, cara. Da tu stesso gli ordini al Giomo e all'Ungaro. Bene. Va pure. Il tuo giovane avrà il castigo che si merita. Ti sposerà. Ancora 2 mesi e mi sarai moglie. Si intende. Però... C'è anche un però. Sì, tu lasci troppi denari nelle bettole. Non voglio. Per via dei denari o perché temi che mi guasti? Per l'una cosa e l'altra. No, per il denaro non aver timore, ne avremo d'avanzo. Ci credo poco. Ci devi credere, sono dietro a far cosa gradita a Monsignore il Duca. Un incarico segretissimo, me ne verranno 50 fiorini almeno. Sta buono. Ci possono vedere. E chi vuoi tu che ci veda? Non c'è nessuno. Messer Francesco Guicciardini. Via, via tutti. Comprate, comprate. Se niente è finita. Siete giunto in buon punto, messer Guicciardini, e vi ringrazio. Questi popolani sono brava gente, ma hanno un torto. Non si lavano. Monsignore, devo dirvi cosa di grande importanza. Passiamo di là. Congedate Lorenzo, monsignore. E perché? Non ho segreti per lui. Ma vieni, Lorenzino, tu puoi sentire. Dunque, di che si tratta? Forse Carlo Quinto... Non è di Carlo Quinto che si tratta, ma di voi e della vostra sicurezza. Della mia sicurezza, sì. Lorenzo, hai sentito? Io sarei in pericolo. È grave, monsignore. Come tu ridi? Rido perché so. So quello che messer Guicciardini vuol dirvi. Ah, non è possibile, notizia segretissima. Forse alludete ad altro. E quanti pericoli corro allora? Nessun pericolo. Aspettate a dirlo. Nascostamente stanotte è rientrato in Firenze... Filippo Strozzi. Filippo Strozzi? Come? Tu sapevi che Strozzi a Firenze e non mi hai detto nulla? Aspettavo d'avere maggiori ragguagli, cugino. Volevo indicarvi il luogo del suo rifugio. A meno che questo non possa indicarcelo messere? No. Non è ancora noto, non si sa. Vedete, e allora perché turbarvi in anticipo? Quando fossi venuto a conoscere il suo nascondiglio, vi avrei dato quel traditore nelle mani. Ah, ho capito, ti fanno gola i 10.000 fiorini della taglia. Sapete che sono povero. Hai la mia amicizia. E l'amicizia del duca vale oro. Grazie, monsignore, farò sempre di tutto per ricambiarla, come merita. Ed ora vi domando licenza, ho capito. Messer Guicciardini preferisce che io non oda i suoi segreti. Vai, vai, e vigila. È il diavolo in persona, quel filosofo. Io non mi fiderei del diavolo. No, mio fedele. Soltanto è un po' pazzo. Tuttavia, qualche volta cerca di mordere. Oh, ai denti di un cucciolo, non giunge mai al vivo. Ora veniamo a noi. Maledetto Strozzi. Vivo o morto? Vivo o morto, vi prenderanno. Ma i vostri 70 anni di esperienza
non vi giovano a nulla in questo momento. Siete un cieco che non vuol vedere. Ti ripeto che non sono venuto a Firenze per sottopormi alla tua approvazione, né tantomeno per domandarti dei consigli. Rispondi a quello che ti ho chiesto. Che parte reciti? Perché ci hai abbandonato? Lo saprete a suo tempo. Quando dall'istrione uscirà l'uomo. Bada che codesta maschera non ti si sia incollata sul viso tanto da non potertela più togliere. Al momento opportuno cadrà, non dubitate. Ma chi ti può più credere? Sei diventato il complice, il servitore di quel bastardo. Ti sei coperto di lebbra, perfino le pietre urlano al tuo passaggio. E allora perché ti opponi ai nostri santi divisamenti? Come ami la patria tu? Non c'è giorno in cui il tribunale degli otto non insangui di Firenze. Che cosa aspetti? Quello che né voi né gli altri potrete mai comprendere. Mi giudicherete dopo. Ma alle porte della città ci sono più di 200 uomini in armi che attendono un nostro cenno per deporre il duca. Rimandateli. Ora che tutto è pronto. Non si è mai abbastanza pronti. Datemi ascolto. Tornate a Monteroggioni, se ve ne resta modo. Vi darò un'informazione preziosa. Il duca sa che siete in Firenze. No! Lo sa! Gliel'hai detto tu. Io? Che si diranno? E chi è entrato in Firenze con voi? Ma non temete, non è per tradirvi. Selvaggio Aldobrandini, Bernardo Corsini, Palla Rucellai, Alamanno Salviati. E dove tenete consiglio? Ai Renai. Ci verrò anch'io. Forse loro mi comprenderanno. No, no, bisogna dar battaglia. Noi dobbiamo impadronircene. È più forte di voi, badate. C'è qualche cosa di più forte ancora. È l'anelito delle nostre speranze. Come volete. Addio. Messer Filippo. Bianca, voi? Sì, per salutarvi, Lorenzo. Grazie. Ho tanta pena per mio padre ed anche per voi. Che accadrà? Chi può saperlo? Ditemi una parola che mi tranquillizzi. Io? Mi credereste? Sì. Io sì. Io vi leggo nel viso. Anche con questa? Lorenzo. Rientrate. Rientrare. Passa nessuno. Allora
Facciamo presto. Su, su, riposate, mamma. Poi quando Michele mi avrà sposata andrà meglio anche per voi, no? Speriamo. Cercando ad aver buona carne, o per amore o a forza di quattrini. Il vino è migliore della filosofia di Aristotele. Tu leggi troppo e i libri ti guastano financo lo stomaco. L'essere signore. Messer benvenuto, a voi non do consigli del genere, non ne avete di bisogno. Ah, io no davvero. Il vino mi ispira. A proposito, l'hai tu preparato quel famoso motto? Quale motto, monsignore? Non mi parlo gnorri. Il motto, come sei benvenuto, doveva incidere sul rovescio della mia medaglia. No, non l'ho preparato ancora, ma lo farò al più presto. E spero di far cosa che meravigli il mondo. E io te ne sarò grato. Voi volete fare una medaglia anche per lei, ma questa volta il motto l'ho detto io. Non vi offendete, ma ho di meglio stasera. Di un po', Lorenzo, non è ancora venuto il momento di portarmi questa primizia. Pronto, signore. Ma allontaniamo prima. Allontanarlo. E perché? Se gli faccio un onore. Eh? Ungaro. Va, Lorenzo, va.
vieni qua, ragazza. Bastardo! Lo finisco? Ma no, perché sangue stasera? No, ci pensi il Bargello. Portatelo via. Saresti stato degno di Raffaele. Oh, che diavolo fai? Mi esercito alle armi, monsignore. Con codesto? O che vuoi infilzare dei pringuelli? Osservatelo bene, monsignore. Non c'è male. Permettetemi. Guardate. Bravo, bel colpo. Ho da farne uno migliore. Ho un nemico da uccidere. Un filosofo che uccide sarebbe buffa. Sarebbe buffa. No, e poi dicono che faccio soffrire i fiorentini. Cantano anche all'alba. Alunni e cugini. Li senti? Mal sonno, Lorenzino. Accompagnami. Oh, ricordati che mi hai promesso notizie di Strozzi. Le avrete. Buonanotte. Felice notte, monsignore. Voglio darti un consiglio. Se rincasando tu incontrassi quel tuo nemico, gira alla larga.
messere. Chi è? Io, Michele del Tavolaccino. Sei fuggito? Sì, nascondetevi, ve le supplico. Ma tu sei pazzo. Fatemi entrare, fatemi entrare. Ma come vuoi tu? Segreto per segreto, messer Lorenzo. Voi mi avete fatto salva la vita. Ed io vi dirò cosa. Ma che vai arzigogolando? Fatemi entrare. E lo saprete. Entra. Ed ora parla. Voi amate Bianca Strozzi, messere. Ma che ti frulla in capo? Nulla che non sia vero. So che l'amate e voglio pagare il mio debito. Il duca Alessandro ve la rapirà. Ma sei impazzito? Io stesso ero stato incaricato di spiarla. Vi tratterà come ha trattato me. Bada, se menti... Consegnatemi al Bargello, se mento. Messere. Che vuoi? C'è una giovane che vi domanda. Chi è? La conosci? Madonna Bianca. Falla passare, là. E tu, nasconditi. Lorenzo, stanno per accadere delle cose terribili. Lo so. Come? Voi sapete che il rifugio di mio padre è stato scoperto? Il rifugio di vostro padre? No, 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 non è possibile. Ho lasciato il duca Aurora, me l'avrebbe detto. Vi dico che è stato scoperto, ne sono sicura. Degli strani fatti che accadono intorno a me. Tutte le mattine, quando mi reco in chiesa, c'è qualcuno che mi segue. Essi vogliono giungere a lui attraverso la mia persona. Non è di vostro padre che si tratta. Rassicuratevi. Il pericolo è un altro. Un altro? Quale? Non posso dirvela. Perché? Non posso. Lorenzo, io ho tanta fiducia in voi. Ora mi fate tremare ancora di più. Bianca, Bianca. Guardatemi. Voi conoscete il mio segreto, voi che mi avete letto nel cuore. Sì, Lorenzo, lo conosco. Ebbene, in nome di questo segreto, non mi interrogate. Si è spalancato un abisso. Bisogna badare di non precipitarvi. Lorenzo. Andate, andate. Irvante! Accompagnerai Madonna fino a casa, ma non solo, eh? Fatti seguire dal tribolo e dal baccio. E che siano bene armati. Abbassatevi il velo e siate certa
Vostro padre non corre alcun pericolo. Ma... Via, 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 via. Fedeli. La mia vita è vostra, messere. Bada, che avrò bisogno di te. Per qualunque cosa. E allora vieni, ti porto al sicuro. Come dei giocatori di dadi. Il vostro comportamento è assai peggiore della nostra pretesa ingenuità. Ma come? C'è un bastardo nato per essere il garzone di beccaio che si corica nel letto delle nostre figliole. Ci deruba di quanto abbiamo di pulsare. Che ci opprime. Parole. La forza non si vince che con la forza. La valanga comincia talvolta con un sasso più piccolo della punta di un dito. Se il vostro animo non fosse stato guasto... Da che? Che cosa sapete voi del mio animo? Nelle mie vene scorre il sangue di Cosimo il Vecchio, padre della patria. E per un fine sublime vi ho scelto una via ripugnante. Anche queste non sono che parole, messer Lorenzo. Sia pure, ma allora vi ricorderò. E anche in grazia vostra che un bastardo dei Medici poté diventare duca ed occorsero anni perché voi apriste gli occhi sull'errore che avevate commesso. Io no, io capii subito. Infatti, comprendeste così bene che il duca non...